Allora Anthony, arriva una sconfitta pesante per questo Real Nascosa, ma sicuramente non era questa la partita da cui Real Nascosa poteva avere qualche indicazione, o meglio prendere qualcosa di buono. Sì, esatto, non sono queste le partite che diciamo dobbiamo andare a prenderci per forza i tre punti. Dispiace averne lasciati tanti all'inizio del campionato, perché comunque ci hanno un po' pregiudicato il cammino e qual era il nostro obiettivo, cioè migliorarci rispetto allo scorso anno. Comunque c'è un girone di ritorno da affrontare sicuramente meglio di quello d'andata. Quindi, rispetto agli altri anni, non c'è una pausa lunga natalizia, però si torna tra qualche giorno, si tornerà di nuovo in campo. Voi in queste feste, tra tante mangiate, come si dice, siete stati al lavoro? Sì, siamo stati al lavoro e la partita nostra è stata rinviata, quella del 3 gennaio, quindi abbiamo altri giorni per poter lavorare e per indisponibilità campo. Comunque abbiamo comunque lavorato durante le feste, perché è giusto mantenere il ritmo, anche perché si va un po' più negli eccessi, nel bere, nel mangiare, quindi... C'è a tua visione anche in questa squadra la possibilità per rialzare la testa? Io sono molto fiducioso, perché i ragazzi si impegnano in allenamento, si impegnano in campo, si è visto anche oggi alla fine, fino all'ultimo minuto hanno provato a dire la loro, al cospetto comunque di una grande squadra formata da grandi giocatori, e sono sicuro, come hanno mostrato contro squadre attrezzate come la Littoriana o giocare comunque di mattina contro il Ponza, che non è l'orario nostro, è già diverso, hanno dimostrato di esserci, ma anche in altre partite dove siamo stati sfortunati, comunque abbiamo perso sempre per un gol, due gol, quindi secondo me c'è tanto potenziale su cui lavorare ed è stato fino adesso inespresso, quindi sono sicuro che ci toglieremo le nostre soddisfazioni come lo scorso anno. Allora, dire che ormai ci siamo abituati a queste goleate diventa un po' troppo petulante, questa cosa un po' troppo pesante, però questo Real Quadrifoglio non ne può fare a meno. Noi siamo stati costruiti per questo, siamo una grande squadra, un grande gruppo, sempre più che altro amici prima e poi squadra in mezzo al campo. Da qui vengono le migliori soddisfazioni, diciamo, ci impegniamo sempre al 100% e poi quello che viene viene la domenica. Sono arrivati tutte goleate, speriamo di continuare così. Vi divertite anche, perché poi ci sono soluzioni e mettete spesso in difficoltà il mister, anche perché ormai questa squadra gioca a memoria. Sì, la cosa importante è il divertimento, perché se ti diverti in mezzo al campo, ma soprattutto negli allenamenti, fai tutte le cose con nonchalance, diciamo che le cose vengono da sole pian piano, e quindi succede quello che succede da ottobre a questa parte, diciamo. Ecco, diciamo che però in passato, in qualche altra partita, quando poi avete fatto un po' andare sulle furie il vostro mister, le cose sono cambiate, quindi sì, sono andate sempre bene, però voi siete emersi soprattutto quando le cose magari non andavano nella maniera perfetta. Sì, è quello, il bello della nostra squadra, del nostro gruppo è questo, perché fino a quando ci sono cose tranquille noi non ci divertiamo. Nel momento in cui sorgono le difficoltà, i problemi, sia nel campo con squadre avversarie, nel gioco, che quando non ci escono le cose, ci impegniamo, fine primo tempo, qualche time out, sempre la testa al 100% e facciamo quello che stiamo facendo da tanto tempo. Allora, Gazziano Maracino, ci si diverte, questa squadra continua a vincere, la testa della classifica è vostra, anche se in coabitazione, però come detto me nella parte finale proprio della cronaca, e voi avete anche una partita da recuperare con le Fornamare Ponza, adesso sta funzionando tutto nella maniera perfetta. Beh, direi sì, ma se lo meritano, ragazzi, se lo meritano, perché comunque danno sempre tutto, quindi dagli allenamenti, vedi le partite, per fortuna poi c'è anche il lato di divertimento, perché chiudendole poi le partite nella maniera più veloce possibile succede anche questo. No, siamo contenti, sono contento per loro, perché veramente si meritano il primato, chiaramente pari passo con la zona pontina, quindi stanno facendo anche loro un ottimo campionato, e piano piano andiamo avanti per settimana per settimana.
Mister, che cos'è che però piace di più? Quando il risultato è già bello che ha acquisito anche dopo pochi minuti, o che questa squadra è riemersa da alcune difficoltà che non sono state letali, però che però vi hanno dato forse lo slancio? Beh, inizio campionato avevamo proprio problemi di differenza proprio tra gol fatti e gol subiti, e quindi la fase difensiva chiaramente nel momento in cui vai, giochi comunque per 60 minuti in pressione, è normale che tendi a concedere troppo. Eravamo sbilanciati, c'era un problema di equilibrio. Abbiamo lavorato tanto anche sulla fase difensiva, adesso prendiamo poco, produciamo molto, e quindi è rientrato tutto nel rancio. I nuovi arrivi, Barbierato abbiamo visto oggi in campo insieme anche a Contarino, ce n'è qualcun altro che sta per arrivare, o meglio almeno sta effettuando, diciamo, la fase di preparazione tra virgolette, così? No, assolutamente siamo questi, era un organico già completo. Con l'arrivo di Valerio, diciamo, e Contarino abbiamo raggiunto poi quello che è lo standard, 15 persone veramente di altissimo livello, bravi tutti. È normale che Valerio ha delle caratteristiche che non avevamo. Purtroppo abbiamo avuto anche un inizio di campionato con degli infortuni, oggi ancora è rientrato Pizzoli, insomma non al 100%, dove ha bisogno ancora di minutaggio. Stessa cosa anche Barbierato con Contarino, che devono lavorare ancora tanto per mettere un attimo un po' più di benzina, un po' più di ritmo sulla partita, insomma.